verso sera ed entriamo in città in modo incredibilmente rumoroso. Le marmitte sono tutte gravemente compromesse. È anche scoppiata una gomma, abbiamo rotto parecchie bottiglie di plastica piene di acqua a causa dei colpi. Una tanica di benzina ha perso un poco del suo liquido prezioso avvelenando parecchio cibo. Ma siamo incredibilmente a Jeannette, la perla del Tassili. L'oasi è fornita di un campeggio e di un'officina. Nel primo laveremo noi e i nostri panni e nella seconda rattopperemo le nostre auto. Non si tratta solo di rattoppi. Dall'aria preoccupata si intuisce che qualcosa di grave è accaduto. È caduto il motore per terra, lì in officina. I supporti originari forse non erano adatti ai 100 all'ora sulla Tolendulée. Ma lavorando per tutto il giorno con una calma incrollabile, con mezzi di una primitività inconsueta, questi meccanici riusciranno a risistemare il tutto come prima. Anzi, meglio di prima, visto che i supporti saranno ora quelli di una Land Rover. Di buon mattino partiamo per una gita allo Jabarain. 15 km di penosa salita ci condurranno ad una pinacoteca straordinaria, dove gli antichissimi abitanti di questi luoghi ora ostili all'insediamento umano e popolati solo da vipere e scorpioni hanno fermato la loro storia con abilità di artisti. E così buoi, gazzelle, giraffe, ippopotami, figure danzanti di impalpabile leggerezza ci raccontano ora dalle nude rocce in una luce abbacinante di un Sahara verde, ricco di acqua e vegetazione.